Quest'oggi presso la palestra del liceo statale Fermi di Catanzaro Lido si sta svolgendo la manifestazione conclusiva del progetto Gioco Anch'io, organizzato dall'Istituto Comprensivo Casalinuovo di Catanzaro Lido. Siamo con il dirigente di questo importante istituto, la professoressa Nuccia Carrozza. Famiglia, scuola, chiesa, le tre basi sulle quali lei organizza le diverse iniziative. Sì, le tre agenzie formative che consentono all'alunno di educarsi e formarsi. Compito primario della scuola è quello di educare. Per carità, i contenuti sono i mezzi per raggiungere gli obiettivi, ma in modo parallelo oggi la scuola ha questo grande compito di educare l'allievo. E da soli non ci si riesce, perché la famiglia è al primo posto, la scuola non può e non si deve sostituire alla famiglia. 340 sono gli scolari che sono stati coinvolti in questo progetto e riguardano tre quartieri, bambini provenienti da tre quartieri che sono Passo di Salto, Aranceto e Corvo. Certo, la scuola si fa carico per quello che diciamo può, perché le risorse della scuola ormai sono inesistenti. Allora mi corre l'obbligo di ringraziare un imprenditore in particolare e delle amiche generose che consentono anche nel momento dell'ora della mensa, che è un momento educativo, di mangiare tutti insieme, tutti la stessa cosa. E ancora una volta andiamo a constatare quanto la società, perché possa funzionare, ha bisogno, necessita del coinvolgimento di una rete importante, dunque famiglia, scuola. In questo caso c'è stata anche la presenza dell'amministrazione comunale, dell'arcidiocesi di Catanzaro Squillace, ovviamente con Sua Eccellenza Monsignor Bertolone. Allora noi facciamo i migliori auguri e siamo sicuri che ritroveremo l'Istituto Comprensivo Casalinuovo ad organizzare innumerevoli altre iniziative con tantissimi altri bambini scolari della nostra città. Certo, noi abbiamo dall'infanzia, primaria e media, educhiamo i ragazzi allo stesso modo per ogni settore. Ringrazio, come ha detto lei prima, Sua Eccellenza Monsignor Bertolone, perché è molto vicino a questo territorio particolare. Grazie.